questo videocorso vedremo la difesa Philidor, che a me è un'apertura che ha dato buoni risultati perché è un'apertura molto elastica dove il nero può decidere diversi modi con cui sviluppare l'apertura ed è anche una buona apertura con 3-4 perché comunque lo mette di fronte a serie difficoltà fin da subito, cioè il bianco deve decidere che linea fare. Quindi il bianco dovrà appunto scegliere come giocare contro la difesa Philidor che si sviluppa con questo ordine di mosse e4 d6, d4 cavallo f6, cavallo c3 e e5. Quindi in questo videocorso vedremo cosa succede se il bianco deciderà di giocare il finale della difesa Philidor, ad esempio, oppure se vorrà giocare la linea con cavallo f3, che è considerata la linea principale. Quindi sviluppo del cavallo al centro, il nero giocherà cavallo BD7 e qui sviluppare l'alfiere in C4. Vedremo i vari sviluppi, capiremo i piani principali della difesa Philidor, appunto, e capiremo quelle che saranno le sottigliezze della posizione per mettere in difficoltà il bianco fin dall'apertura.